Buonasera a tutti amici di Automodel.net, siamo in diretta e siamo, come potete vedere, con Dario Balestri e Alessio Mazzeo. Ciao ragazzi. Vediamo, facciamo come sempre il solito test tecnico. Ci sentite? Sentite tutti? Vediamo, aspettiamo qualche commento. Ciao Dario, ciao Alessio, Sebastiano Ferrara. Sebastiano, ci dai conferma che sentite, per piacere? Buonasera a tutti, ciao Salvatore, ciao Danilo, salutano tutti. Se parla, stanno parlando, però non li sentite, non vi sento, allora un attimo solo. Ah no, io vi sento, vediamo. Dare Vediamo. il gatto seduto sul computer. Adesso dovreste sentirci tutti, allora. Siamo con Dario e Alessio, ciao, provate a parlare, vediamo se ci sentono, così iniziamo. Ciao a tutti, Ciao, ciao, ciao. Ci sentite? Fate un cenno. Allora, prima di iniziare a parlare di modellismo, com'è la situazione da voi, ragazzi? Comincia tu, Dario. Bello il citofono comunque. Ma la situazione qui da noi non è bella, in effetti. Diciamo che stiamo attraversando il periodo iniziale dell'evoluzione della situazione che c'è anche in Lombardia. I casi aumentano giorno per giorno, raddoppiano, triplicano, non si sa più. Quindi speriamo bene. Diciamo così. Alessio, da te com'è invece? Noi siamo sentiti già qualche. Da noi la situazione è un po' più sotto controllo rispetto a quando ci siamo sentiti e poi c'è sempre il nostro sindaco che credo stia dando spettacolo su tutte le reti televisive nazionali, il buon Cateno De Luca. Quindi diciamo che grosso modo, secondo noi, il peggio è passato, comunque quantomeno ci sentiamo abbastanza tutelati con la nostra amministrazione comunale. Ok, allora ci sentono, iniziamo con i saluti. Fabrizio De Persio, ciao, me lo fate un saluto, sono un vostro ammiratore. Forza Roma, Forza Lazio. Daniele Venanzi, ma se è meglio bloccarlo. Massimo Nucci sente ok, si sente, ci dicono ok. Alessio Minicucci, che mi pare faccia la stessa domanda dell'altro giorno, Alessio, ti chiede, posso essere amico di Alessio Mazzeo, per favore? Alessio, tutti quanti, anche penso Dario vorrebbe essere Alessio Menicucci e guidare come Alessio Menicucci, quindi non capiamo questa richiesta. Allora, oggi parleremo, diciamo espressamente, mi sembra ovvio, di on-road, quindi partirei con Dario, Alessio, chiederei a lui i materiali, poi facciamo anche un ripasso con te, anche se ci siamo sentiti ultimamente, però vai Dario, dici i tuoi materiali e le categorie in cui corri e ovviamente raccontaci, ricordaci anche il tuo palmarès. I materiali sono ormai gli stessi da un paio di anni. Io corro con Infinity, Max Power, Hot Race per quanto riguarda le gomme, Michelin ANG Fuel, gomme Hot Race ho già dette, Servi Savox, Radio Samba, carrozzerie Extreme Aerodynamics, batterie per quanto riguarda ricevente, trasmittente Z-Power. Spero di non essermi dimenticato nessuno. Di I solito servi. mi dimentico sempre qualcuno. Servi sono i Savox. Corro nell'1.8 e nell'1.10 on-road, principalmente 1.8. Quest'anno sarebbe stato più improntato nell'1.10. Se
se non ci fosse stato nessun tipo di problema. E per quanto riguarda il palmarès ha vinto il campionato del mondo nel 2017, 1-8 con l'Infinity F18, ho vinto 4 europei per quanto riguarda l'1-8, il primo in Austria nel 2013, se non sbaglio. Ale, 14. E poi l'ho vinto con l'1-10 in Olanda nel 2006, in Spagna Madrid 2007. Ci sono andato vicino qualche altra volta, ma lasciamo perdere. E poi, vabbè, per quanto riguarda le gare nazionali, sinceramente non mi ricordo. Sono anni che... Forse l'unica gara nazionale che mi ricordo principalmente, che è stata la più importante, è stata il primo campionato italiano nel 97. Però poi dopo non mi ricordo. Forse 3 o 4 italiani dopo. E poi qualche campionato NS... che negli ultimi anni avevano preso un discreto valore a livello sponsorizzativo, e poi 4 pole di fila agli ultimi campionati del mondo, 2 con 1 con 1-10 e 3 con 1-8 e poi basta. E, cioè, insomma, e poi basta, dice come se mi ha raccontato le cose. Ciao a tutti, ragazzi, è stato un piacere. E poi basta, cioè, proprio con uno scarsone abbiamo in diretta, cioè, prossima volta non ti invito, Dario, cioè, che ci puoi sfigurare. In realtà mi sono dimenticato l'ultimo europeo con l'1-8. In teoria dovrei essere ancora in carica, l'1-8 l'anno scorso, in Francia, a Grenoble. Sì. Bella quella pista là. Ma a me le piste in Francia piacciono tutte, qua. Per quanto non mi piace la Francia, mi piacciono le piste, sono sempre state belle. Uguale. Alessio, i tuoi materiali e le tue gare? Io corro con la Serpent da quest'anno, i motori sono i Gimar ormai da 5 anni, se non sbaglio, 5-6 anni, via. Le gomme sono Hot Race, carrozzeria Extreme Aerodynamics, servi a Radio Samba. E corro anche nella categoria 1-5, dove ho un altro tipo di sponsor, cioè RS5, e Abate Racing, PMT per quanto riguarda le gomme. I servi sono sempre Samba. E la miscela per quanto riguarda una 10, una 8 GT e la Energy Fuel di Raffaele Bebe, e poi credo, spero di non essermi scordato nessuno. Il mio palmarès decanta poche vittorie, ma tanti secondi posti. Sono stato campione d'Europa nel 2013 con l'1-10, sono stato 2 volte vice campione del mondo nell'1-10 e nell'1-5. Al campionato del mondo ho fatto 2 super pole e una pole position, via, non ho mai avuto l'onore di vincerlo. Ho vinto anche io qualche NS, che credo nel 2015, poi sono sempre arrivato secondo, via, questo più o meno il mio palmarès. Vanto molti podi e poche vittorie, a differenza del buon Dario, che comunque credo sia probabilmente ad oggi il numero uno. Sono commosso. Balestri, lo sai che rispetto. Dario, raccontaci la gara più bella che ricordi e qualche aneddoto legato a quella gara. La gara più bella è stata il mondiale nel 2017, senza ombra di dubbio. Partendo dalle qualifiche, che sono state relativamente facili perché Bon Simon è sempre molto competitivo, però poi
ci furono dei problemi, ci furono dei contrattempi meteorologici, pensava di aver già fatto la pole, invece poi la stessa ci fecero fare altre due manche, quindi anche lì la pole non fu facile, però in finale poi ci fu un problema a partenza, un'incomprensione col meccanico e poi un errore mio alla seconda, terza curva, e quindi praticamente il mondiale lì io sono partito ultimo con un giro di svantaggio. È stato facile, diciamo, recuperare fino al terzo, più facile recuperare fino al terzo posto, poi dopo Naoto aveva preso un po' un vantaggio. Se non fosse stato probabilmente per il problema che ebbe alle batterie, non so se ce l'avrei fatta a prendere, detto molto francamente, ma magari ci sarei andato vicino. E però a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna. Alessio, la stessa domanda a te, però non raccontarci gli aneddoti dell'altra sera, aneddoti nuovi, no. Facci divertire con aneddoti nuovi, vai. La gara probabilmente più bella che ho fatto, quella con più valore via, è stato anche per me quel mondiale di 1-8 pista nel 2017, perché era il primo anno con l'X-Ray, che non era una macchina blasonata nell'1-8, e il giorno prima di partire il mio meccanico, che doveva essere Giovanni Crea, ha avuto un problema a un occhio, non è partito, quindi mi sono presentato al mondiale da solo senza alcun meccanico, e lì il buon Massimo Fantini, che cooperava con noi, con Gimar, sulla preparazione del motore 1-8 pista, si è messo a disposizione per venire a farmi pieni durante le fasi di gara, quindi è stata la mia prima gara dove mi sono fatto anche da meccanico, dove mi sono preparato la macchinina, dove non ero al bar o a parlare con Darial Box, ero lì messo nel mio tavolo a fare la macchinina, dopo aver agguantato una semifinale all'ultima qualifica, entrai in finale e per far passare Dario ho spaccato tutto e sono volato fuori dalla pista. Te lo ricordi, no? Guarda che ride anche lei. Te lo ricordi, no? Sì, mi ricordo, ma non aveva nessun senso. Comunque, in quella finale lì, nonostante il problema, sono arrivato quarto. Avrei potuto probabilmente arrivare terzo, però è andata. Ero già contento in quel modo lì, perché ce l'ho fatta da solo. Con le mie forze, quindi sono stato molto molto contento, anche perché non vi nascondo, essendo grande amico di Dario e l'1-8 non essendo la mia, diciamo, specialità, sono tra virgolette stato più contento per lui che per altro, quindi è stato bello per tutto il complesso quel mondiale. Ok, leggo qualche commento, nel frattempo qualche saluto. Daniele Venanzi, ci deve essere Depi lì, Luca Piromalli, uguale ad Alessio, Alfonso Raiola ci saluta, buongiorno, ciao Alfonso, Simone Carata, grande Dario, Daniele Venanzi, corri un parolone, Luca, un saluto a tutti, Danilo Pucci, Dario 44, Benedetto Di Salvo, ciao Alessio, un saluto a tutti, grande Alessio, ciao Dario. Salutiamo anche Francesco Cardarellari che ci è connesso e si sta guardando. Invece una domanda, voi correte da tanti anni ormai, come sono cambiate le vostre categorie, magari parliamo prima dell'1-8 e poi dell'1-10 o viceversa, nel corso degli anni? Cioè pensare all'1-10 o 1-8 ad oggi è la stessa cosa che pensare all'1-8 o 1-10 di 10 anni fa, per esempio? Do la parola a Dario. Vabbè. le cose sono cambiate molto. Tutti i materiali, tutti i settori si sono evoluti, ma a parer mio, diciamo che le più grandi modifiche sono state fatte sull'aerodinamica. Le carrozzerie hanno avuto un ruolo fondamentale negli ultimi anni, da quando c'è stato il cambio regolamentare della stessa della carrozzeria, diciamo che tutto è stato estremizzato molto di più.
perché un'aerodinamica del genere chiaramente mette sotto stress il motore, di conseguenza le gomme, la macchina. Siamo arrivati a un punto in cui, per farvi capire, 2 mesi fa, prima dell'interruzione causata dall'emergenza a Fiorano, abbiamo fatto dei tempi astronomici rispetto a anni prima, considerando che le piste in teoria non migliorano, peggiorano, e quindi tutti gli anni si va sempre più forte. Quindi tutti i materiali, sarà che magari chiaramente anche grazie al lavoro fatto dalle case e dalle persone, i materiali migliorano, però tutti gli anni si va sempre più forte e con una facilità anche abbastanza imbarazzante. Se voi considerate che, se non ricordo male, fino a 4-5 anni fa a Fiorano girare in 14 e mezzo era veramente un bel andare, anche nella stessa condizione di temperatura invernale, tutti gli anni si va sempre. 2 mesi fa, se abbiamo girato sotto al record della pista costantemente, non essendo neanche in gara, quindi questo ti dà il metro delle evoluzioni che c'è stata negli anni dei materiali. Questo per quanto riguarda l'1.8. Per quanto riguarda l'1.10, io direi che la posizione è la stessa, solo che rispetto all'1.8 c'è un po' meno esasperazione dal punto di vista dell'aerodinamica. È ancora, diciamo, una riproduzione in teoria durante l'omologazione di un'auto stradale, quindi le prestazioni sono comunque sia più alla portata anche della guida. Diciamo che nell'1.10 rispetto all'1.8, secondo me, uno può sopperire di più alle carenze dei materiali con la guida, perché la macchina non fa tutte le curve in pieno come l'1.8. Nell'1.8, se non hai un gran motore e una macchina sistemata bene, anche con la guida, se sei il più bravo di tutti, ma non riesci più a arrivare a un certo livello di competitività. Questo è quello che penso. Alessio, sono pienamente d'accordo con Dario, cioè che l'1.8 pista ormai è la massima esasperazione del nostro sport, dove probabilmente, senza nulla togliere chiaramente a Dario o a Simon o a chiunque via, dove probabilmente il materiale conta più del pilota. L'1.10 invece ci insegnano anche le gare della categoria 1.10 in sé, il pilota può sempre metterci una pezza, o comunque l'abbinata pilota e meccanico, nel mio caso, per il mio meccanico è mio padre. Anche se non sei al 100% del motore, non sei al 100% della macchina, parlo teleisticamente, puoi comunque metterci una pezza e arrivare a ottimi risultati. Diciamo piuttosto che per quanto riguarda la categoria 1.8, che negli ultimi anni è diventata veramente troppo esasperata, per fare 2 cose semplici e tornare di più al divertimento non solo dipendente dall'esasperazione dei materiali, dovrebbero abbassare di un centimetro la carrozzeria e tornare al 25. Con queste 2 semplici cose, secondo me, si tornerebbe a avere un po' più sia di divertimento che di minore esasperazione per quanto riguarda anche i motori. Insomma, sì, che sono le cose che al mondiale a Los Angeles il presidente dell'EFRA, Raffaele Garcia, ha fatto una riunione dei costruttori alla quale c'ero anche io, e hanno appunto deliberato queste 2 semplici regole per far tornare la gente a divertirsi di più, che sono appunto l'aumento del nitro dal 16 al 25%, e in collaborazione con le aziende che producono carrozzerie, quindi la prima che viene in mente è Extreme Aerodynamics, stanno lavorando su di una nuova carrozzeria dove l'aerodinamica inciderà meno rispetto alle attuali, quindi con minore usura del motore, minore anche resistenza all'aria, quindi l'assetto della macchina conterà più
dell'aerodinamica e dove possibilmente il pilota può tornare a fare la differenza. La fa anche ora il pilota la differenza, non è che se si va in pista col motore la macchina di Dario si diventa campioni del mondo, ma è chiaro che se non si ha tutto al 110% diventa impensabile anche pensarsi di poter paragonare ai migliori della categoria. Ok, leggiamo Alfonso Raiola. Ale, amico solo di Dario, ti chiede? No, no, Ale è amico anche di Alfonso e Carmine. Più di Carmine, perché ci sono cresciuto con Carmine. Posso? Rieccomi, è andato tutto. Ok. Ok, siamo di nuovo online. Scusate, ce l'avevamo lasciati sulla... Stavamo parlando di Raiola. Mi sentite? Alfonso, sì, sì, noi sì. Quanti cani hai portato fuori da stamani? Io? Alfonso. Ah, Alfonso. No, no, parlava di Raiola. Vediamo, risponderà. Nel frattempo c'è una domanda di Claudio Davi per Dario. Vorrei fare una domanda a Dario. Come mai i modelli 1 a 10 Infiniti se ne vedono poco in Italia? Come mai di modelli Infiniti se ne vedono pochi in Italia? 1-10. Io non ho una grande risposta a questa domanda, perché non faccio il negoziante, io faccio il pilota, e quindi quello che facciamo noi è pubblicizzare il marchio, cercare di renderlo più competitivo possibile. Poi il settore delle vendite, ci sono delle persone che lo gestiscono e non siamo noi. Ok, poi c'è Massimo Cavasino che scrive: qualsiasi cosa in mano a Dario va sotto stress. Vabbè, questa è un po' una leggenda, io so a cosa si riferiscono, però rispondi Dario. Dovrebbe specificare un po' di più quale tipo di stress si parla. Te la spiego io, posso, Francesco? Certo, come no. Tu hai sempre avuto la nomina di qualche anno fa, chiaramente, che non arrivavi mai a fine gara, perché se non prendi sempre qualcosa, è riferito a quello. Ah, rispondo subito. Ci sono stati degli anni, in effetti, in cui di gare ne finivo una su cinque, contate sulle mani, perché erano anni in cui non ero io che dovevo gestire una gara, ma erano i materiali che non sapevano gestire me, se così si può dire. Io da quando uso i motori di Massimo non ho più rotto un motore in vita mia e ho sempre finito di pregare. Questa è la risposta. Ok, poi Stefano Betti: per le gare nazionali eliminare gli additivi, voi cosa ne pensate in merito?
Per le gare nazionali? Eliminare gli additivi. Voi cosa ne pensate, per le nazionali o in generale sugli additivi? Dite la vostra, ecco. Ma purtroppo è già stato preso in considerazione più volte la possibilità di organizzarsi diversamente con vari produttori, vari marchi alle gare, però c'erano tanti problemi strutturali, di organizzativi, e quindi alla fine, soprattutto in Italia e nelle gare nazionali, hanno adottato il progetto del non vietare quello che non puoi controllare. Anche se, gli aggiungo, oltre che correre con l'additivo, è veramente brutto. C'è una mole di lavoro, tra virgolette, inutile, non indifferente, perché bisogna preparare tutto prima, le gomme, capire l'abbinata gomma additivo, quantità di additivo, che tipo di additivo. Poi stravolge totalmente, Dario può darne la conferma, i canoni di un setup usuale. Si usa probabilmente una macchina molto diversa da quella che faresti abitualmente. E per noi, o per chi va a fare le gare all'estero, le gare internazionali, non è per niente d'aiuto, perché poi quelle gare lì vengono corse monogomma, quindi il tipo di esperienza che fai in una gara con l'additivo non ti serve per le gare internazionali. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Oltretutto poi implica una perdita di tempo, soprattutto alla fine della giornata, per preparare le gomme del giorno dopo, e poi comunque sia non aiuta per prepararsi per le gare che poi uno va a fare in Europa e nel mondo. Assolutamente no, perché lì c'è il monopolio. Ok, ovviamente ricordo a tutti gli amici che ci stanno seguendo che se hanno domande tecniche o monotecniche da rivolgere a Dario o Alessio, basta metterle nei commenti e io gliele dico. Sebastiano Ferrara, volevo chiedere ad entrambi il loro parere in termini di prestazioni e di reazioni, quali sono le differenze con i motori al 16 e anziché al 25, la differenza tra 16 e 25 con i motori. Per quanto riguarda il 2-1 o il 3,5 o entrambe? Penso il 3,5, 25. Non è specificato, probabilmente il 3,5, sì. Allora, per farla breve, poi magari spiego anche nei dettagli in pista quello che cambia. Per farla breve, al 25 i motori. Di temperatura vanno più forte e hanno anche una durata maggiore, perché con il 25 non hai bisogno di cercare la carburazione perfetta per poter andare forte, ma ti puoi permettere anche di lasciarlo un pochino più grasso, quindi questo implica una maggiore lubrificazione e anche una durata maggiore dei componenti interni. In termini tecnici, per la reazione del motore in pista, dal 25 al 16 cambia solamente la velocità di punta. Per quanto riguarda sotto, cambia veramente poco, ai medi residui. Cambia molto l'allungo. E la cambiata? La forza che ha quando il motore cambia? Sì. Bravo Dario, ti do un 8,5. Grazie. Adrien Bertin, pagate le bollette, ragazzi. Andrea Le Efficace. paga, io testimonio. Andrea Efficace, orgoglio italiano. Ciao belli. Teodoro Ciao Andrea. Spagnolo. Ciao Andrea. Teodoro Spagnolo, ciao campioni. Ciao. Alessio Maiolla, ciao ragazzi. Ciao Maiolica. Danilo Pucci scrive Serbatoi fa 150 in Nitro 25. Certo, sono d'accordo. Domanda invece meno tecnica per Dario, oddio, meno tecnica, poi dipende dai punti di vista. Quanto ti alleni tra una gara e l'altra, Dario? E come ti alleni? Quando vai a provare? Ma senti, io partiamo dal presupposto che chiaramente l'allenamento è importante, ma più importante dell'allenamento effettivo del pilota conta il prepararsi le cose. Questo implica che ogni fine settimana io, per esempio, nei periodi
di gara tutti i fine settimana sono apposta per preparare e le carrozzerie e le frizioni e gli ammortizzatori. Diciamo ogni volta opto per un settore di preparazione. Ma per quanto riguarda l'allenamento, allora lì, se si parla della sessione invernale, allora uno di solito si organizza con l'elettrico, oppure magari trovare un fine settimana che non piove o che non è freddo, però diciamo che conta di più la preparazione e l'allenamento dei materiali di quello personale. Alessio, tu cosa dici in merito? Io in merito dico, do ragione a Dario. Per quanto riguarda il mio discorso personale, io e mio padre nella vita, oltre al modellismo, che è un po' anche la mia professione, diciamo, e ci occupiamo anche di altro, quindi comunque tra una gara e l'altra troviamo il tempo per più mio padre, devo dire, io non sono molto bravo in questo, e troviamo il tempo per preparare il tutto il meglio possibile, perché come dice Dario bene, le gare si vincono a casa. Per quanto riguarda il tipo di allenamento, io dal 2008 non ho più la pista di casa, e fortunatamente ad oggi c'è i giardini Naxos, dove non so, una domenica al mese magari, e se non ci sono particolari urgenze o cose da provare, vado ad allenarmi. Ma ormai le gare sono talmente tante, e anche il fatto di correre nel mio caso in 4-5 categorie diverse, che ti trovi comunque a fare 2-3 gare al mese, quindi significa che tre quarti del mese è già impegnato per le gare. Per quanto riguarda la stagione invernale, ogni tanto mi vado anche io a dilettare, purtroppo io per farlo devo prendere l'aereo, e vado a dilettarmi in qualche gara indoor centro nord Italia, qualche volta anche più al sud a Casoia. Ogni tanto abbiamo anche condiviso con Dario qualche esperienza, come raccontavo l'altra volta. Via, i metodi sono questi: come ogni sport richiede allenamento, impegno e costanza, sicuramente. Ora, una domanda prendendo spunto da una foto che proprio tu hai postato poco fa, Alessio. Hai postato una foto e ti allenavi al simulatore, e c'è proprio una risposta di Dario che risponde dicendo: guarda, è così, ti si impari. Ora, qualche commento proprio su questi simulatori. Alessio, facciamocela spiegare da Dario. Dario, che stavi facendo un istante fa prima che cominciasse la diretta? Faccelo sapere. Allora, parto dal presupposto che... No, rispondi prima a questa domanda. Sta che diventando stavi facendo? Drammatica per noi, perché facendo un quadro, noi quest'anno non si tocca nemmeno mezza volta la macchinina in pista, quindi il prossimo anno sarà divertente anche vedere come, perché poi per un anno intero, così tanto tempo, non siamo mai stati nessuno fermo, quindi sarà carino vedere, interessante il prossimo anno. A questo punto io credo ormai il prossimo anno la prima gara importante, vedere come ripartono i vari, insomma, i vari piloti e le varie squadre, perché è come ripartire praticamente da zero, perché noi fino a... Io sono andato a Fiorano fino a 2 mesi fa, quindi diciamo che fortunatamente ero riuscito a prepararmi qualcosa. Il prossimo anno uno riparte praticamente da zero. Per quanto riguarda invece il discorso del simulatore, Alessio sì, ha postato questa foto. Io questo simulatore, che si chiama Virtual Rally C, mi ricordo 10, forse 12 anni fa, con un amico lo provai, però diciamo che non si avvicina proprio alla realtà di come sono le macchine. Quindi non è come il simulatore di Formula 1, che i piloti di Formula 1 diciamo che riescono un po' ad allenarsi col simulatore, perché c'è un volante in mano e sei praticamente in macchina se c'è una televisione grande, ma lì la proporzione è diversa, l'angolo è diverso, il punto di vista è diverso, però veramente Alessio, spiegatelo tu perché visto e considerato che
è l'unico mezzo per poter tenere una radio in mano, a meno che uno non si fa una pista di mini Z in casa, ci dovremmo organizzare per fare qualcosa del genere. Io non sono pienamente d'accordo con la parte iniziale del discorso di Dario. Io ho scaricato Virtual RC nel 2008, esce nel sito, una cosa del genere. In 12 anni questo gioco ha avuto un'evoluzione e io l'ho riscaricato 7 giorni fa, perché vedevo un po' tutti che giocavano. Ho visto Bruno Coelho, anche lui uno dei più grandi del nostro sport, giocare a Virtual RC. Ho detto, se ci gioca Bruno, magari è migliorato. Ho scaricato il gioco e devo dire che categorie come l'una 10 elettrica o l'una 10 a scoppio, ho provato anche il buggy, l'una 8 pista, non è proprio chiaramente reale, però molte lacune, mi sono accorto giocando che molte lacune che io ho nella realtà le ho anche nel simulatore. Ma quali? Tu che mi rimproveri sempre. Sei spigoloso. Anche nel simulatore sono spigoloso. Ma non ci credo. Ma te lo giuro. Ma prova. Non ci credo. Guarda che metto il telefono sotto carico. Ma non ci credo. Fino a ieri sera abbiamo giocato con Catalani, Loppini, Emanuele D'Amico. Abbiamo fatto un gruppo dove ci sono anche Coelho, Arberg, Marrone. Via, ti fa... Intanto ti tiene... concentrato, perché comunque quando simuli una qualifica, una cosa con Coelho, Arberg, più che Catalani, D'Amico, Spiniello, Marrone, sei lì a non dover sbagliare o comunque a fare tutti i giri uno uguale all'altro. Guardavo una manche di Nicola Marrone online dove il best è stato 14.900, il giro peggiore è stato 15.070, quindi far 20 giri in un decimo. Ma Nicola Marrone comunque, sì, è molto forte Nicola. Ah, comunque ti viene allenata la mente nella realtà, Nicolino. Ma Nicolino è bravo anche nella realtà, è che è bravissimo. Ogni tanto lui spegne, è bravo. Nicolino è bravissimo, si lascia prendere un po' la mano, ma è bravissimo. Ogni tanto lui spegne il cervello, sì. Però quando ce l'ha acceso va fortissimo Nicolino. Sono d'accordo, glielo dicevo l'altro giorno. Assolutamente. Nicolino, che anticipo, sarà di nuovo presente domani sera alla puntata di Chi vuole essere campione R5 conduzione con me, dove si sfideranno Verri e Danilo Pucci in squadra contro Marco Natale e Riccardo Berton nell'altra squadra. Quindi sarà di nuovo con noi domani sera Nicolino. Leggo un po' di domande perché sono arrivate un bel po' dai nostri amici che ci seguono. Alfonso Raiola, per Mazzeo, Coelho usi negli ammortizzatori? E poi c'è una faccia che ride. Anche questo è un 5,50. Marco Festuccia, domanda a tutti e due: come vedete la situazione dell'automodellismo in generale in Italia? Mi riferisco al calo di iscritti alle gare, la quasi mancanza di ricambio generazionale. Cosa ne pensate? Ecco, questa è una domanda da approfondire. A voi. Questa è una domanda da 1 milione di euro. Rispondo io. Risponde Mazzella. Allora, intanto è cambiato il periodo storico in cui ci troviamo, no? Io quando ero ragazzino aprivo la TV e c'era la pubblicità della Gigenico, e allora diciamo la cosa più bella che ti potesse capitare era radiocomandare qualcosa, anche perché dal punto di vista di innovazione era una cosa pazzesca che tu a distanza guidavi un'altra cosa, no? Ora viviamo in un periodo storico, a prescindere dalla crisi rispetto al passato, dove ci sono altri milioni di interessi nuovi. È facile avere tutto e subito, quindi diciamo che i ragazzi di oggi sono più attirati da altro, anche perché gli esempi che si hanno sono diversi rispetto a quelli del passato. E io che so, ricordo che quando ero piccolo il mio mito era Schumacher, e se chiedi a mio fratello che è 10 anni più piccolo, il suo mito è uno che ha visto su internet, o un cantante, o uno che fa storie su Instagram, o la Ferragni.
tante cose che una volta non c'erano. Quindi questo sicuramente ha portato a un calo e a un minore ricambio generazionale, perché non è vero che non c'è il cambio generazionale, ma anzi ci sono dei ragazzini e dei ragazzi, ragazzi parlo più nello specifico di Jonathan Gandin, ma abbiamo Ongaro, abbiamo Baruffolo, abbiamo Ricky Berton, abbiamo Zanca, nel Baghi, nell'1 5 abbiamo Catalani, D'Amico, che sono giovani anche loro, e nell'1 8 pista abbiamo Romano, Catanzani, che corre anche il GT. Il ricambio c'è, si nota poco, perché comunque anche le gare in Italia, che era una cosa che discutavamo in ambito, io da quest'anno faccio parte della squadra di lavoro, le gare in Italia sono pubblicizzate poche rispetto al passato, che c'era comunque l'RCM o il TM che la gente andava a comprare mensilmente, quindi guardavi, leggevi gli articoli. Quindi diciamo, questo insieme di problemi innescato anche alle regole e ai costi che il nostro sport ha, che richiedono anche molto tempo di preparazione, come parlava prima Dario, hanno portato sicuramente a un calo di persone. Ma secondo me, aggiustando due o tre cose, ce l'hanno fatta i droni ad andare in TV, perché non possiamo farcela noi? Io credo che non ci sia un calo, perché se voi guardate al trofeo che viene fatto a Fiorano di Pinco Pallino, di Energy, di Max Power, Nova Rossi, ci sono 130 persone. Questo vuol dire che il calo non c'è stato. Il calo è stato causato da troppi campionati diversi, il GPF, l'Euro Nitro Series, l'NS, il campionato italiano, il campionato regionale, il campionato WISP, il campionato ACI, il campionato AMCI. Ovviamente tu in questo modo suddividi l'afflusso delle persone. Quindi la risposta viene ovvia, è semplicissima. A me aggiungo una cosa, a proposito a quello che diceva Dario, che è una cosa, secondo me, un argomento interessante. Ci sono troppe gare e troppe discussioni, permettetemi di dire, inutili. Perché che oggi si venga a creare la concomitanza di più eventi lo stesso giorno, questo capita anche da noi in Sicilia, ma capita anche a livello italiano, è una cosa che fa un po' ridere, perché le guerre portano sempre morti, no? Nel nostro sport, con questa mentalità che si è prodotta negli anni e continua ancora ad oggi ad esserci, ma per questioni basse, per questioni di cose che non dovrebbero neanche esistere, al posto di collaborare, la gente usa il proprio tempo per scontrarsi. Secondo me già di tempo ce n'è poco, questa pandemia ce le insegna, no? Che si dà tutto un po' troppo per scontato. La gente utilizza il proprio tempo male, soprattutto nel nostro mondo, che è capitanato purtroppo, secondo me, da elementi che non sanno fare bene il proprio lavoro. Questi sono i risultati. Questi sono i risultati della guerra dell'anno scorso, di due anni fa. Questi sono i risultati delle aziende che oggi, nel passato, mi permetto di dire, hanno usato dei metodi sbagliati nell'investire nel proprio lavoro, sono sempre un po' accontentati delle briciole che di ingrandirsi. Questi sono gli effetti di una mala amministrazione, come dice il mio sindaco, di una mala gestione di quello che poteva essere il nostro sport, che ai tempi d'oro non è stato sfruttato, e adesso raccogliere i cocci per chi c'è è un po' più difficile. Eh sì, andiamo avanti con qualche commento. Ancora Stefano Gandin, ciao Duro, ciao zio. Ciao Stefano. Fernando Campeti, domanda per entrambi: tolti i materiali attuali, quali sono stati più soddisfacenti della carriera, macchine e motori? Beh, io assolutamente quelli che ora i risultati parlano da soli, quindi io da quando ho cambiato, sono andato da con Infinity, diciamo che mi sono trovato subito meglio, ma non per fare un'estrema pubblicità, cioè è la realtà, perché i risultati parlano, così come per quanto riguarda i motori e il pacchetto attuale che ho fatto. Che bella domanda. Io sicuramente dal punto di vista dell'auto
la Serpent è stata la macchina con cui mi sono espresso meglio, non perché ci corro ora, ma perché per me parlano i risultati. Per quanto riguarda i motori, devo nominarne due, che sono Gimar e Fantini, perché con tutti e due, comunque, chi per motivazioni, chi per altre, sono riuscito a dare il meglio, quindi sia Gimar che Max Power. Ok, andiamo avanti. Francesco Bertuca, ciao a tutti. Isidoro Platania, Alessio, a fine virus propongo di invitare Dario con una bella salsicciata in pista a Naxos. Forza campioni. Verrà Dario a Naxos, sicuramente. Vedevo tutti. Michael Gianza, i due migliori piloti. E certo, lo sottolineiamo, insomma, abbiamo la creme della creme oggi qui in diretta. Diego Serra, ciao. Adrien Bertin, ecco, c'è una domanda di Adrien. Ma per una 8 non sarebbe meglio andare con gomme più dure e fare un controllo a durometro? Così non si deve investire sugli stampi, eccetera. Se sì, patatina, si torna come prima. Ma innanzitutto ciao Adriano, massimo rispetto. Adriano ha più esperienza di me, Alessio, messi insieme, e probabilmente anche più risultati di Palmares. Quindi quello che dice sicuramente va preso in considerazione. Io credo che la direzione più giusta purtroppo sia quella di andare a tornare a fare due o tre passi indietro su tutto, non solo sulle gomme, e quindi gomme, carrozzerie, motori più potenti, non più potenti di cilindrata, semplicemente più nitro e via dicendo. Io sulle gomme, intanto ciao Adriano, sulle gomme credo che già un buon 80-90% delle gare sono più dure rispetto allo short dichiarato, quindi già le gomme sono abbastanza dure in buona parte delle gare, molto più dure di quello che dovrebbero essere. Puoi confermare, penso, Dario, no? Sì, senza dubbio, anche se onestamente io devo esprimere anche, devo dire che le gomme alle gare che si sono fatte, sia al campionato del mondo di Los Angeles l'anno scorso, dove le lotterie erano eccezionali, ma anche le Matrix, cioè io, a parte qualche gara di magari sporadica dove ci sono stati magari diversi brand di gomme, magari, però diciamo che le gomme, cioè i costruttori di gomme, si sono sempre secondo me impegnati a fornire un prodotto consono. Onestamente le gomme sono sempre andate bene. Sono d'accordo con Dario, a parte qualche raro episodio testato, o quando magari non si presenta il produttore ma si presenta un brand X che fa fare il conto terzo le gomme quando sono presentate o Trace e anche Matrix sono sempre state valide. Assolutamente. Enrico Faro, forza campioni. Simone Carata, una domanda sul simulatore VRC. Si può usare anche con Joypad senza usare la chiavetta USB? Onestamente non lo so, però usare il simulatore col Joypad secondo me non è proprio... Non è più un simulatore, bello. Non è più un simulatore. Cioè, il bello della cosa è che tieni in mano la radio, se no via, secondo me non ha molto senso. Questo è chiaramente il mio punto di vista. Poi abbiamo Yave Garcia che salutiamo. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, un grande abbraccio alla Spagna. Mantenetevi al sicuro e ci vediamo presto da qualche parte. Due grandi campioni in pista e fuori pista. Domanda: com'è importante il tuo meccanico nella tua strategia di una grande gara? Quindi quanto conta il meccanico nella strategia di una gara importante? Grazie per la domanda. Il meccanico è fondamentale. Se tu sei velocissimo, ti meriti la vittoria, ma lui ti sbaglia un pieno, hai perso. Quindi vinci la gara a te, ma la vince anche il meccanico. Ovviamente, facendo una suddivisione per una percentuale di tutta la gara,
se tutto va bene e nessuno dei due fa un errore, ovviamente il pilota ha un po' più di importanza, però la stessa importanza ce l'ha lui nel non sbagliare. Il pilota deve non solo non sbagliare, deve anche andare forte e vincere. Lui deve non sbagliare e cercare anche di fare pieni veloci, però comunque sì, è fondamentale. Tutto quello che ha detto Dario, con l'aggiunta mia che ha ancora più valore il meccanico, perché nel 90% dei casi è anche la persona che mi prepara la macchina per correre, quindi ha ancora più importanza nel mio caso. Invece Dario, tu te la prepari tu la macchina? Sì. Ma io credo che comunque di tutti i piloti professionisti l'unico che non sappia fare, comunque che sia più scarso meccanicamente e abbia bisogno di qualcuno, sono io. Io credo di essere rimasto l'unico con l'unico che non tocca la macchinina. Perché è sport. Però vado al supermercato per tutti. E... sì, è fondamentale il ruolo di Alessio alle gare di tutti. Danilo Pucci, sempre in riferimento al discorso di prima, sì Ale sei spigoloso, credo su VRC va bene forse anche in pista. Teodoro Spagnolo, Nicolini aveva gomme particolari rispetto a voi, quindi penso sempre al VRC di cui parlavo. Sicuramente, barerà sicuramente. Isidoro, quante volte l'ho detto da esterno al mondo RC? Ricordi Alessio? Mazzeo Top, poi un altro commento di Salvo Tiziana Nicolosi. Una domanda invece proprio su una notizia che è uscita ieri mi pare, il rinvio dei mondiali IFMAR. Voi avevate in programma forse l'1.10, giusto? Vi state preparando per l'1.10? Sì. Quanto influisce su voi e le vostre, diciamo, le aziende per le quali correte questa decisione e come influisce alla, diciamo, il coronavirus su voi e le vostre aziende? Ma influisce come? Su tutti, su tutto, tutti... È una tragedia, è una situazione drammatica per il modellismo e per tutto il mondo, quindi la risposta è ovvia. Si spera che finisca presto. Per quanto riguarda le gare, per noi piloti non è un problema così grosso come quanto per le aziende, probabilmente, come però lo è per tutte le altre aziende del mondo, quindi noi come tutti gli altri. Gianni Lo Perfido, adesso vai. No, io vai. Volevo dire che mi auguro organizzino bene, perché nel mio caso il prossimo anno dovrei correre 4 campionati del mondo e non è facile preparare 4 campionati del mondo lo stesso anno, già è difficile prepararne uno. Quindi sicuramente grosso problema per le aziende, ma chi come me o come qualche altro corre più di 4-5 categorie che si incroceranno il prossimo anno, io spero organizzino per il meglio questa cosa. Io leggevo... Scusami. Vai. Io consiglierei neanche di rinviarlo, di annullarlo proprio, perché altrimenti si creerebbero dei problemi organizzativi di un accumulo di gare, come dice Alessio. Quindi queste gare non possono essere rinviate. O annulli quelle che ci dovrebbero essere state nel 2021 o annulli quelle del 2020. Queste sono le alternative. Insieme non possono essere rinviate. Se no, io quello che volevo proporre è far slittare tutto di un anno. Ok. Le gare di quest'anno le fai l'anno prossimo, nel 2022 fai le gare che erano in programma nel 2021 e così via. Non cambia niente. Che così non cambia niente per nessuno, si è solo fatto un anno zero. Sì, potrebbe essere un'idea. Sì. Allora, il comunicato diceva proprio che stavano valutando se farle quest'anno, ma spostarle solo un po' più là o rinviare l'anno prossimo, inizio anno. Ovviamente mettere 3 mondiali, diciamo, a inizio anno e poi alla fine dell'anno tutti gli altri può diventare complicato, come dici tu, per chi fa più categorie, Alessio, certo. Gianni Lo Perfido, secondo voi additivare la pista e come additivare le gomme potrebbe essere un'alternativa all'uso? È già stata presa, ciao Gianni, in considerazione nei vari anni con le proposte, con le varie proposte fatte, e
ci sarebbero dei problemi nel mantenere le condizioni della pista costanti nell'eventualità in cui piovesse, per esempio. E poi comunque sia anche su una pista additivata che ha un medio grip, chi usa l'additivo va comunque più forte di uno che non ce l'ha, quindi non è stato mai preso in considerazione per questo motivo. Perché se te additivi una pista che tiene tantissimo e cappotti, allora ovviamente, come facevano in America l'anno scorso, non ha assolutamente senso usare l'additivo, perché già si cappottava senza. Ma se te additivi una pista come quella che ho io vicino a casa, Lucca, che anche se ci dai la colla e ci hanno acrilato, non tiene lo stesso, anche se ci dai l'additivo o la Coca-Cola, chi arriva con l'additivo sulle gomme va sempre più forte di uno che non ce l'ha. Concordo, non ho niente da aggiungere a quello che ha detto Dario. Ok, Antonio Rosi, fortissimi ragazzi. Isidoro Platania aggiunge un commento a quello che diceva prima: quante volte l'ho detto da esterno, si riferiva alla collaborazione invece che farsi la guerra, ovviamente. Sì, come dal sì sicuramente. Certo. Fernando Campetti, cosa consigliereste per sponsorizzare e dare visibilità a questo nostro sport e non ancora appassionati? Ecco, questa è una bella domanda. Questa risponde Alessio, lui è molto ferrato in queste cose, gli piace, gli piace. Allora sì. Dico ferrato e poi anche un ottimo organizzatore con grandissimi risultati, come ci dicevi all'inizio. Sì, lui è bravissimo. Allora sì, sicuramente non diamo il buon esempio. Chi si avvicina al nostro mondo, si avvicina a un mondo pieno di discussioni, polemiche, lotte, si avvicina a un mondo che si pensa più a fregare l'altro che ad aiutarlo, si avvicina a un mondo dove buona parte delle aziende non incentiva l'utilizzo del proprio prodotto con soluzioni semplici. Quindi per sponsorizzare il nostro mondo bisognerebbe riorganizzarlo completamente, totalmente. Perché parliamoci chiaro, il nostro sport è abbastanza difficile, non è come guidare un go-kart. Sul go-kart tu compri il go-kart, ci sali su, lo accendi e giri. Da noi già accendere il motore può essere un problema per chi non l'ha mai fatto. Può essere che una persona rompe già il motore sull'avviatore. Appena comprato, un motore costa dai 300 ai 500 euro, può essere che nel giro di 10 minuti fai fuori 1000 euro. Questo capite bene che non è per tutti, ed è anche uno dei grandi motivi, piccola parentesi, per cui l'elettrico è diventato più popolare rispetto all'on-road, o anche il buggy è diventato più popolare all'on-road, o l'1A5 e il GT. In breve tempo, l'1A5 forse lo è già, hanno più partecipanti di 1A8 ed 1A10, che sono secondo me le categorie regine del nostro sport. Quindi per pubblicizzare bisognerebbe intanto semplificare, creare un qualcosa per tutti, e evitare o tagliare fuori la gente che porta soltanto polemiche e non proposte costruttive, ma solo distruttive. E ce ne sono veramente tanti, tantissimi. Purtroppo viviamo in democrazia, ognuno può dire la sua. Questa è un'arma a doppio taglio. Da noi ci sono tanti che, mi permetto di dire, danno aria, aprono la bocca solo per dare aria al cervello. E questa gente qua per prima cosa verrebbe oscurata, poi bisognerebbe riorganizzare tutto, trovare delle aziende del settore che investano in quello che stanno facendo, e non parlo solo economicamente, ma anche dal punto di vista della promozione propria, con eventi, con qualsiasi cosa, perché ormai attraverso i social è anche facile farsi della promozione o organizzare degli eventi promozionali. Bisogna avere la mentalità, che da noi manca totalmente, o comunque ce l'hanno soltanto in pochi, quindi ci vuole, diciamo, troppo. Non credo che io riuscirò a vedere il nostro sport al massimo livello promozionale, penso neanche Dario, però mai dire mai, anche perché nel buggy ci hanno già provato con l'RCGP l'anno scorso, che secondo me è andato anche fin troppo bene, solo che non sono stati, secondo me, supportati, o comunque le aziende, buona parte delle aziende, perché non tutte, non hanno colto l'opportunità
e quindi li hanno un po' abbandonati. Questo non cogliere l'opportunità per accontentarsi delle briciole è un po' la mentalità che c'è nel nostro mondo. Leggo un po' di commenti in riferimento all'argomento e poi torno con un'altra domanda. Massimo Melotto si avvicina ad un mondo bellissimo ma con interesse ai giovani di oggi, malati solo di virtuale. Quello che dicevi un po' tu prima, forse. Sì, è vero. La nostra generazione aveva i miti come Schumacher, quindi miti non virtuali. Giovanni Ferrieri, bravo Alessio, io manco da un po' in pista, volevo tornare in pista ma ho trovato un ambiente peggio di prima. Saluti da Dario ed Ale. Ciao. Ciao. Paolo Castellucci, ciao ragazzi, bisogna ricreare l'indotto dei negozi che propagano il nostro hobby. Beh, questo è vero. Probabilmente. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Perché i negozi fondamentali, io credo, siano i negozi locali. Ma sì, ma è giusto, questo è fondamentale. Il mio meccanico Mannucci, Massimo, che lo saluto tanto e spero che stia tutto bene, tutto a posto, la mamma. E è rimasto uno dei pochi che tutti i fine settimana va in pista e sia per passione che per lavoro va a seguire i ragazzini che sono lì. A Roma, dove c'è la pista di Valle Lunga, ogni fine settimana c'è sempre un sacco di gente. Perché? Ora non è che dico che è tutto a merito di Massimo che va in pista, però comunque sia il negoziante ha un ruolo fondamentale. La pista dovrebbe essere affiancata al lavoro del negoziante in modo e in maniera che così forse potrebbero crearsi ancora dei gruppi. È giusto quello che ha detto prima, non mi ricordo il nome. Paolo Castellucci. Giovanni. Paolo Castellucci. Certo, è giustissimo, sono perfettamente d'accordo. Io dico che il male del nostro mondo è cominciato circa 15 anni fa, quando tutte le aziende, non faccio sconto a nessuna azienda, ha cominciato a regalare o comunque a fare sconti direttamente a piloti privati, perché è nata la moda dell'essere piloti ufficiali. Quando io ero piccolo e ho cominciato a correre nel modellismo, quindi 99-2000, quando andavo in pista e facevo la mia categoria F2, compravo tutto chiaramente, gli unici piloti ad essere sponsorizzati su 200 erano in 10, erano Fantini, Domanin, Solaroli, Collari, Picco, Vanni, Domenico Calce, Dario, Colombini, punto. Gli altri compravano tutto. Quelli sono anche prima di me. Vabbè, non so se correvi, ero piccolo. Quando ho iniziato io guardavo Fantini, Colombini. E io pure li guardavo. Gerasi. Dopo di loro c'è stata la generazione mia di Peach. E poi a metà sei arrivato te, stai facendo un po' di... Nel quello che voglio dire io, che in passato, diciamo, avere un'agevolazione, te la dovevi meritare, cioè dovevi aver vinto qualcosa. Ora non è più così. Basta bussare all'azienda di turno, dire che gli fai un po' di movimento e vendi pure qualche macchinina, anche se non è né negozio né partita IVA, e il gioco è fatto, corri gratuitamente. Sì, ma probabilmente il marchio è questo. È stato anche spinto dalla crisi, poi, che ha creato una contrattura dei mercati, e quindi le aziende... Non sono d'accordo, perché se tu vai in giro, o comunque vai, adesso non si può fare chiaramente, ma fino a qualche mese fa, quando ci sedevamo al bar e tiravamo fuori i cellulari, il cellulare che costava meno costava 1.000 euro. Ormai la gente compra. Dicevo che si rivolgono alle aziende, sono le aziende che, siccome vendono meno, accettano di vendere a chi si rivolge a loro direttamente, non il contatto. Sì, ma in quale mercato tu, per riuscire a galleggiare, ti accontenti di guadagnare meno? Cioè sì. il mercato ha delle regole. Il modellismo va al contrario di queste regole. Sì. E non fanno altro che racimolare quelle poche briciole che ci sono, ma che finiranno se non fanno qualcosa. Una volta le cose costavano molto di più che adesso. Perfetto. I margini erano molto di più, i negozianti erano molti di più, la gente che si poteva permettere il giochino lo faceva e veniva supportata dal negoziante di turno. Chi non poteva
non c'è nessun medico dice che bisogna correre con le macchinine, non è obbligo. Ora invece si tenta di prendere tutti a costo zero, si fa una gara di 60 persone dove 50 prendono la macchina a prezzo di costo, ma non è possibile, non è possibile. Adesso pure chi fa il macellaio vende la macchinina. Non è, questo. Andiamo avanti con le domande, andiamo avanti con le domande. poi è sempre a proposito dei negozianti, Marco Festucci, i negozianti con che cosa si reggono? Simone Navazio, domanda, ecco, questa è un'altra domanda di Simone, diciamo, in merito. Abbassare i prezzi o rivedere i margini sui rivenditori potrebbe aiutare nella promozione e magari a non dissanguare chi comincia? Questa è una domanda difficile. Io purtroppo io sono del parere che abbassare i prezzi non ha mai giovato a niente. Sono d'accordo. Non ha mai migliorato le sorti di nessun tipo di industria, di attività. Perché? Perché nel caso del modellismo, radiocomandato, soprattutto dell'1.8, è la piccola Formula 1 del modellismo. Quando in Formula 1, che non è che paragono la Formula 1 a noi che sarebbe una cazzata, ma quando in Formula 1 mettono dei tagli ai costi, non fanno altro che fare ancora più danni. Perché? Perché chi è bravo, chi è forte, chi è potente, continuerà a vincere e toglierà solamente visibilità allo sport. Il modellismo, l'1.8, è la piccola Formula 1, gli devi lasciare la possibilità di evolversi come vuole. Chi vuole fare l'1.8 deve essere consapevole e disposto a sapere che prendi un automodello radiocomandato professionale con un motore professionale, se vuoi fare se vuoi giocare con una macchinina, l'1.8, che è la categoria più costosa, non è quella più adeguata. Io la penso così. Danilo Putti, vai. Più o meno come Dario, il discorso è sempre quello, creare un qualcosa, una categoria promozionale, che da oggi noi non esiste. Danilo Pucci, vero che Max si fa il culo ma i clienti comprano tutto al di fuori del negozio, aziende complici del disastro. Massimo Martino. Vero, verissimo. A questo non so rispondere, io purtroppo non seguo il settore delle vendite commerciali, io però se lo dice Danilo ti credo. Massimo Mannucci, ciao Dario, tutto bene, grazie, ciao Alessio. Ciao Massi. Paolo Castellucci, Brawale. Marco Festuccia, ora per andare a fare il mondiale europeo basta pagare. È vero anche questo. No, a qualche anno fa te lo dovevi meritare. Non più, da quest'anno in Amish non più. Dovevi esserti, giustamente, dovevi esserti classificato, dovevi fatto i risultati. Questo dava valore alle gare di nazionale, alle FGP. Ora vai al mondiale, te lo paghi e vai. Ho cambiato le cose, forse è meglio tornare un po' indietro anche sotto quel settore lì. Fortunatamente sotto questo aspetto qua, da quest'anno in Amish ci siamo imposti un po' tutti, devo dire all'unanimità, insieme a me a rappresentare un po' i piloti c'è anche Daniele Gelasi. Ci siamo un po' imposti su questo fatto per ridare valore al campionato italiano. Per ridare valore al campionato italiano, quindi riavere i piloti forti, riavere Balestri quanto Ongaro, quanto Catalani, quanto Menicucci, quanto i più forti delle nostre categorie, anche perché l'Italia come squadra credo che ad oggi sia la più forte del mondo. Riavere i piloti li devi tra virgolette imporre dando valore alla gara, ricostituendo proprio un vero Team Italia, quindi creando un obbligo che è quello di partecipare alle gare, di classificarsi entro una certa ranking, entro una certa posizione, questo dall'accesso a un campionato del mondo. Io dovrebbero tornare ad esserci portacolori. Esatto. Noi corriamo per una nazione, noi portiamo l'Italia nel mondo e questo dovrebbe avere anche delle agevolazioni dal punto di vista anche economico, secondo me, a parere mio. Però
via, diamo tempo al tempo, siamo sulla direzione giusta. Giovanni Pedeli, bravo, basta, comprano 5 motori e prendono uno sconto e dicono che sono sponsorizzati. Ok, Danilo Pucci diceva no, i margini sono già troppo stretti, in riferimento forse alla domanda di Simone, diceva di abbassare i prezzi. Massimo Melotto, Alessio, ricordo che si andava al sabato dal negoziante per sapere che gare ci fossero la domenica, troppo bello, e ci riuscivamo a fare gare con 99 piloti rally, numero chiuso a questa gara per problemi del sistema crono ad andare oltre. Quindi vero, assolutamente vero. Ora, cambiando argomento, abbiamo una domanda tecnica di Carmine Guerriero. Ciao, domanda ad entrambi per 1 a 10. Non era meglio fare le batterie da 5 minuti invece di 4, così da aggiungere una difficoltà a chi ha motori che non fanno 5 minuti? La difficoltà che aggiungi è quella di mettere mano al portafoglio in maniera più consistente dopo che al quarto minuto e mezzo hai rotto la candela e quindi devi cambiare cuscinetto e biella. Esattamente. È un problema in più, non una difficoltà. Ok, va bene ragazzi, io come dico sempre, insomma, cerco di fare massimo un'ora diretta, abbiamo sforato però abbiamo toccato belli argomenti, che dire, vi ringrazio per essere stati con noi, grazie davvero per aver trascorso quest'ora insieme sotto Model, abbiamo tenuto compagnia agli amici, ci hanno seguito. Volete dire qualcosa in chiusura agli amici che ci seguono? Vai. Niente, io vi auguro buona domenica, buona quarantena, mi raccomando non facciamo come quelli che nel video si lamentano con i poliziotti, ma dove vai, no, io voglio andare in giro, insomma cerchiamo di attenersi alle regole, che siano giuste o sbagliate, cerchiamo di farlo perché non abbiamo alternativa e speriamo che tutto finisce il prima possibile di tornare in pista e giocare con le macchine. Io mi accodo a quello che ha detto Dario, soprattutto state a casa e applicate il buon senso, chi è in trincea al posto nostro sta rischiando in prima persona, quindi è giusto rispettarlo, chi fa le regole soprattutto. State a casa, più tempo stiamo a casa, prima riusciremo a tornare a divertirci con il nostro sport. Ok, grazie di nuovo, vi ricordo che anche questo live sarà a breve caricato sul nostro sito domodel.net, l'appuntamento è per domani sera alle 21.30 con un'altra puntata di Chi vuole essere campione RC, un gioco a quiz che abbiamo inventato in questi giorni di quarantena. Di nuovo grazie amici e mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao, grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao.